Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video assaggio. Ok, io direi di iniziare proprio subitissimo. Abbiamo detto dove abbiamo preso questi prodotti. Sì, raga, l'abbiamo presi sempre da Panificio Buoni Dentro, quindi per chi non si fosse perso l'unboxing, andate a vedere. Ok, allora qui abbiamo un salato e tutti dolci. Quindi il salato lo lascerei alla fine. Sì, io direi di partire col pezzo forte, come siamo partiti comunque nel primo video assaggio. No, io lo sai che farei, partiamo col pezzo forte direttamente e tagliamo la testa al toro. Almeno non ci perdiamo i sapori. Questo? Ok, solo prego. Perché devo andare a prendere la frase. Allora, Baci Perugina in collaborazione con Dolce Gabbana. Dolce Gabbana ha fatto un bel po' di collaborazioni con la pasta, con i prodotti alimentari. Parere di cioccolato bianco ripieno con nocciole e granella al gusto di lime, limone. Eccola qui. Sono curiosa. Una a me. Quanti ne sono? No, mi sembra due. Wow. Tre. Che mi ricorda un po' Lidl. No, vabbè, ma che belli! Sono tre. A te. Uno a me. Metti dentro. No, cioè nel senso che passa la confezione. Ok, scartiamo e leggiamo la frase. O qualcuna sicuramente. Odora. Marona, mi limone. Ok, la frase. Ma sbaglio pure questo è piccolo, no? Oddio, che bello. La bellezza non è una taglia, ma uno stato dell'anima. Tu? Allora, il segreto è prendere la vita con la giusta leggerezza. Cioè, per me proprio. Ma ragazzi, che bella questa frase, veramente. Veramente. Metti lì. Pronti? Ovviamente assaggiamo pizza forte. Buono. Buono. Veramente buono. Forse di buono. Sì, con del limone con la cioccolata, il cioccolato, buono, mi piace. Non è stucchevole. No, i sapori sono bilanciati molto bene. Assolutamente. Ok, beviamo a voto. 9. Kit Kat Crunchy della Nestlé Gusto Salted Caramel e Popcorn. Eccola qua. Speriamo che questa mantiene. Si sente? Si sente il caramello. E adesso andiamo qua. Dentro mi sento il popcorn, è buonissima. Ma caramella, siccome i popcorn che sono salati, caramello, no, caramello, fate del caramello, buonissima questa. È leggermente sciolta, ma è una tavoletta. Mamma mia. Una tavoletta così. Wow. Ti rimane pure. Ti lascia quel salato alla fine. Bene, proprio di popcorn. No. Provatela, bella. Che buonissima. 8, 8 e mezzo. Veramente buono. Diciamo, sì, 8 e mezzo. Wow. 9 quello, questo degno. Questa immagina un pochino più consistenza normale, croccante. Cioè, se così è buona, io partiamo col botto, spero di finire col botto. Finiremo sicuramente col botto, però a livello di sapore, amore. No. Allora, troppo dolce, cioè. Questo? Sì. Per la tua gioia che a me non ispira, te lo prego. Lotus and Waffle gusto cioccolato belga. Belga. Vediamo un po' di cosa si tratta. Direi. No, però l'odore.
L'odore sembra di amorino bianco, il bacino dell'amorino bianco. E mo' questo quello che entra dentro. Si sta sciogliendo, quindi io direi di dare un morso di qui. Sì. Morbido però lo vedo dentro. No, che è buono. Buono. Mamma mia, prodotti che scioccano, raga. Ma fanno freddo un quello, non ci faccio fare niente. Si dovrebbe capire. No, però mi dà fastidio il suo fatto. Perché c'è cioè, qualche schiocca. La rabbia. Madonna mia, non mi voglio acqua. Però? Oh. È buono, ma questa è la mecca. Gusto buono, morbido, con la cioccolata è buona. Però questo fatto? Che si sente questi... No. Questo fatto che ha schiocca? No. È una cosa proprio che odio. Come si dice? Che... Voglio schiocco, come si dice? Ma forse lo zucchero. Che zucchero? Boh. Proprio granelli di... Ma come si dice quando qualcosa schiocca? E se spesso è prodotto in no, buono. È buono. L'unica pecca è grande questa, è questa. Perché comunque la morbidezza alla fine ci sta. È buono, il sapore. È buono, però sta consistenza che no. Cioè, 5 e mezzo. Allora, gli do 6 per il risultato finale, cioè proprio per il... però per 5 e mezzo. Mi dispiace però per questo fatto, ma forse non lo so perché. Proprio dire proprio quella cosa sembra che... Sembra lo zucchero semolato. Non lo so, vabbè. Va bene. Altro due dolci. Sì, vai. Quella? Sì. Ma la spumosa è buona. Un'altra limited edition. Prego. Milka. Caffè e cookie. E biscotto marchio Milka. Questa secondo me sarà molto, molto buona. Sembra, sai cosa? Dall'odore. Sembra il pocket coffee. Bravo. Troppo mi hai dato. Io, ma che cocco? Qual è? Solo che non c'è il liquore. No, qual è? Caffè era. Cioè all'interno penso ci sia il caffè. Allora, si sente tantissimo il caffè. Il biscotto non si sente proprio, no, la croccantezza del biscotto. Solo che peccato che è sciolta un po'. Però è un prodotto, si vede che è buono, perché da sciolto è buonissimo. Figuratevi proprio il normale, quindi più sotto radar, il periodo un po' più freschi, che non fa più caldo. Si è amato il caffè? Lo sai cosa mi ricorda? La crema al caffè della Platinum. No, non l'ho mai provata. Però è il pocket coffee. No, io voglio il buono. Buonissimo. Alzo le mani perché... 9. Non do 10 perché il caffè sì, però non la mangerei tutta, solo no, per assaggiarla. Questo è un pezzettino particolare. Però questa secondo me è normale, dura. Buonissimo. E ancora di più, se così alla fine nel mondo così... No, no, no. Devo proprio qui. Ci avviciniamo quasi al traguardo. Sì, però vado a prendere una bottiglia d'acqua. Ok, da una parte non vedo l'ora che arrivi il finale, perché c'è una bomba. No? Vai. Questo secondo me non ho delle... sarà una cosa molto easy. Kit Kat Zebra. Zebra, dark e white. Ah, il cioccolato fondente. Vabbè, proviamo questa combo. Però solo avanti perché dietro è normale ovviamente. Cioccolato bianco non è presente. Però cioccolato con niente. Ok, questo era di passaggio. Sufficienza. No, vabbè.
Bacchetta gatta, cioccolato fondente, è uguale. No, a me non mi piace. Anzi. E poi prendere il botto. Posso? Sì, sì, prego, prenda il lingotto d'oro. Diciamo che questo marchio ci è rimasto un po' nel cuore. E quindi, se avete visto i vecchi video assaggi, già sapete, è inutile. Come, cioè, potevamo non prendere una cosa del genere? Arizona combo. Dicevo le patatine con la crema a formaggio. Chissà come sta crema. Aspetta, ma mica qua. Microonde. No. Ma forse è per riscaldarlo. Ma che sono fu. Allora, io non. Vediamo, facciamo la prova del 9. Io penso per riscaldare queste. Proviamo prima solo queste. Nachos normale. Ma no, mi sa che ci sta a dire. Impostiamo l'orologio 30 secondi se succede qualcosa. Ma prima il formaggio. Buono? Oggi siamo messi un po' paura, sono fatto il microonde, però. Ma come l'ho fatto a leggere io poi? Forse io non penso che sia per riscaldare la salsa, per... Però secondo me è ancora più buono riscaldato. No. Questo si fa più. È forte, eh? Peperoni ovunque, questo coso messicano. Se avete visto il video. Messicano là. No, sapore molto forte. È piccantino. 7? Alla fine niente di. Però vabbè, la novità, la particolarità, quindi alla fine ci sta. Perché noi non avevamo mai provato una cosa del genere, quindi ci sta. Esatto. Buona. Tutto sommato questo video è andato benone, veramente bene. Bene, sì. Quindi nulla, noi speriamo che anche questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!